Vittoria importante per lo Sporting Pontecagnano nel derby picentino contro la Picciola. Gli uomini allenati da Mister Parisi, assente in panchina per motivi familiari e sostituito per l'occasione da Raffaele Erra, sono riusciti a battere i cugini per 1-0, salendo a quota 9 in classifica con una partita in meno. Il gol vittoria è arrivato al 39esimo del primo tempo con Mazza, che ha insaccato al volo di destro dopo un bel fraseggio cominciato dalle retrovie. Nel secondo tempo, la timida reazione della Picciola, che nonostante qualche sortita offensiva non ha mai impensierito realmente all'estremo difensore dello Sporting Alfonso Mazza. Una vittoria importante in un match sulla carta difficile che però non cambia gli obiettivi della società al suo primo campionato di promozione. È stata una partita abbastanza difficile, comunque la Picciola è una squadra attrezzata insieme ad altre due o tre squadre per poter vincere questo campionato. Noi abbiamo fatto la nostra partita, come diceva la settimana scorsa Mister Parisi, cuore Sporting, quello abbiamo utilizzato, abbiamo fatto per me una grandissima partita perché chi vedrà le immagini abbiamo subito forse qualche tiro da fuori, ma occasione non ne ha avuto. E abbiamo fatto veramente una grande partita, mi faccio i complimenti alla squadra, faccio i complimenti a Mister Parisi perché è una squadra ben allenata, una squadra che sa il fatto suo. Sono contento di essere tornato per un giorno di nuovo in mezzo al campo. Questa vittoria rilancia le ambizioni della squadra, cambia un po' anche quelli che sono gli obiettivi o rimanete con quello che è stato il basso profilo delle prime giornate, cioè il primo obiettivo è la salvezza e poi quello che verrà, tutto quello che verrà sarà guadagnato? Beh, noi siamo una neopromossa, quindi è normale che ad oggi, ti posso dire, faremo un buon campionato, ma non possiamo pretendere di dire ai nostri tifosi che vinceremo il campionato, perché comunque siamo una neopromossa, è un primo campionato di promozione per noi nella nostra storia. Abbiamo tanti ragazzi giovani, sotto media, tutti 2001, quest'anno gli under sono 99, 2000, 2001, noi abbiamo tutti 2001 proprio per trovarci avanti nei prossimi anni. Io penso che possiamo fare un gran campionato, però dobbiamo metterci questa intensità e soprattutto questa voglia ogni partita. Poi vediamo da dicembre dove ci troviamo e possiamo dire qualcosa in più. Ma ad oggi, dopo 5 giornate, mi sembra un po' deleterio di proclamare qualcosa.